Si è chiusa la settimana scorsa la Pestum Palinuro, un viaggio tra i paesaggi della costiera del Cilento su auto d'epoca, pezzi di storia della meccanica custoditi gelosamente dagli appassionati dell'Auto Revival Club di Orria. Sono 43 automezzi, veicoli, tra moto e automobili. E veramente abbiamo fatto il raduno delle 500 ad aprile, però questo è il raduno diciamo di tutto il club, perché le 500 era finalizzato solo alle 500. E Pestum Palinuro, siamo alla 18ª edizione. Questa edizione è stata ferma per 4 anni perché abbiamo iniziato nell'88, poi per 4 anni è stata ferma questa edizione, adesso l'abbiamo ripresa. È a calendario nazionale, infatti partecipano da tutte le regioni. Abbiamo una macchina da Catanzaro, è arrivata stamattina, due da Potenza, altre da Napoli, Salerno, praticamente i soci nostri sono distribuiti su tutto il territorio regionale e limitrofe. L'auto più vecchia qual è quella di oggi? Allora, quella di oggi è la Balilla, questa qui 1933. Poi abbiamo uno splendido esemplare di una 1500 Fiat, la 6C del 1937. Poi abbiamo la Lancia Augusta del 35, quest'altra Balilla del 33. L'associazione è nata nel 1987, siamo partiti in 13 persone, abbiamo fatto l'atto costitutivo 13 persone, soci fondatori, e adesso siamo arrivati a 1270, se non sbaglio, soci, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Chiaramente sono sempre cilentani e campani che risiedono altrove e si fanno la tessera con noi. Del resto questo è stato, se non mi sbaglio, uno dei primi club di auto d'epoca in provincia di Salerno, forse lo è ancora? In provincia di Salerno sì, siamo stati il primo club federato ASI fino a 2 anni fa, che poi è sorto un altro club a Salerno pure federato ASI. Quindi fino a 2 anni fa siamo stati l'unico club della provincia di Salerno. Oltre naturalmente alla passione, naturalmente non si pone limite, ma è costoso gestire, diciamo, un'auto d'epoca? È impegnativo, cioè ci vuole innanzitutto un impegno psicologico. L'approccio con queste auto è un poco particolare. Certamente non si può pretendere, sedendosi su un'auto di questa qua, non si può pretendere la prestazione delle auto di oggi. Parlo di motore, di ripresa, di frenate, di tenuta di strada, e chiaramente hanno bisogno di una continua manutenzione, che però ognuno di noi la fa personalmente, tranne i grandi interventi di restauri, tipo di carrozzeria, queste cose qua. Però meccanicamente siamo tutti quanti diciamo abbastanza bravi a seguire perlomeno la manutenzione ordinaria. Sembra strano, noi con le auto italiane siamo un po' penalizzati, nel senso che la ricerca del pezzo di cambio è più difficoltosa. Le altre marche, specialmente gli inglesi, sono più attrezzate di noi, gli italiani. Noi a questo proposito di pezzi di cambio, come club, abbiamo già proposto 3 edizioni di una mostra scambio, quest'anno l'abbiamo fatta il 7 marzo, e speriamo che questa manifestazione pigli piede, perché serve proprio a questo qua, a portare nella zona, a portare a conoscenza, alla portata dei nostri appassionati, dei nostri soci, la disponibilità di reperire questi pezzi di ricambio. Sì, questo è l'Astore. Abbiamo avuto il grande piacere di ospitare due poliziotti, due componenti della Polizia Municipale di Salerno, del reparto motociclistico, che ci hanno dato appunto questo onore di partecipare con queste due magnifiche moto, che peraltro hanno restaurato loro. Cioè, da quello che ho capito, la Polizia Municipale di Salerno dispone di una sezione motociclistica che si occupa anche di questo restauro, e hanno restaurato 6 moto. Noi in un prossimo anno speriamo di averle tutte e 6. La Guzzi si è contraddistinta sempre per la grande affidabilità meccanica che ha dato sempre la Guzzi. Infatti erano in dotazione a tutti i reparti, il K5,
carabinieri, polizia stradale, e adesso purtroppo le cose sono del resto sono in cambiate. Effetti la Moto Guzzo è un poco come la Harley, cioè nel senso il rumore che sì. tende un po' a dare quel fascino un po' particolare. Adesso sono, non è in moto il motore, altrimenti noi non avremmo potuto parlare.